diretta. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla diretta di Radio Circus. Siamo su rkoonair.com, RKO Radio su Facebook. Dovremmo anche inserirlo nella nostra pagina Circus, Maurizio. Assolutamente, assolutamente sì. Spotify e tanta altra roba. I podcast di Apple. Insomma, un po' di tutto. Abbiamo investito milioni di euro per poter fare tutto questo. Buonasera Maurizio. Ricordiamo agli amici, ai microfoni, Maurizio Mottola e Maurizio Piatante. Maurizio Piatante, stasera ospiti. Stasera c'è un grandissimo ospite che è Bernie Sanders. No, stavo dicendo già Bernie Sanders, ma è il nostro amico Zoss Cosimo Mungheri, che fa parte del collettivo Chem, che poi, cioè, insomma, parleremo, dobbiamo introdurre il nuovo album Magma 4, un album molto caldo, Maurizio. Magma 4, un album vulcanico. Ah, vulcanico, sorprendete, allora, sempre, no, brividi per noi. Iniziamo allora. Oggi è una formula, non ci fossilizziamo sull'Alternative Music Secrets Awards, ma sull'Alternative Music in generale. Mischiamo un po' le carte, a cominciare dalla sigla, che avrai notato che è diversa, meno giornalistica. Ma infatti quella era proprio da TG, questo invece è più da programma di musica così elettronica. Alla Roxy Bar. Bravissimo. A proposito, ti mando tanti saluti. Red Ronnie. Ha chiamato prima. Allora, iniziamo prima con un fuori concorso. Sì. Un Uncertain Record. Uncertain Record. Come ci piace a noi. Belle and Sebastian. Aperta parentesi. Gli amici che vogliono partecipare in diretta, Mauri. Sì, gli amici che vogliono partecipare in diretta possono partecipare, possono chattare sulla pagina di RKO. Su Spreaker, mi raccomando, fatevi sentire numerosi, per favore, numerosi. Oppure in alternativa, se sono più abituati al messaggino di testo, attraverso WhatsApp, utilizzando il numero che è presente sulla pagina Facebook di RKO. Per i nostri amici anche sul nostro numero privato. Se volete. Io li faccio da centralino. Mimmo fa da call center. Mimmo fa da call center, perché so che tu bazzichi con la bambina. Ha un po' di esperienza. Benissimo, Uncertain Record, Bel e Sebastian. Partiamo con la sezione dei fuori concorso, appunto con Bel e Sebastian, band scozzese ormai celebre dalla fine degli anni 90, oggi Mauri un vero e proprio culto indiscusso a livello internazionale. Loro suonano, come insomma, i nostri amici appassionati di musica sapranno benissimo, indie pop con canzoni tristi che però fanno in qualche modo sorridere, come The Boy with the Arab Strap, un loro classico registrato live e contenuto in What to Look In for Summer o What to Look For in Summer, album contenente registrazioni appunto live, pubblicato lo scorso dicembre, è entrato nella nostra playlist delle migliori uscite discografiche dell'appena trascorso 2020. Decisione di pubblicare un album live soprattutto per accontentare i fan e colmare la lontananza della band dai palchi, che sicuramente si protrarrà quantomeno per tutto il 2021. Scusami, che significa Arab Strap? Arab Strap è un sex device, come si suol dire, un sex toy. Non ve lo possiamo descrivere per ovvi motivi legati anche al fatto che siamo in onda in una fascia ancora ovvi motivi legali. Ma voglio dire, è anche un termine, un nome che accomuna Bell & Sebastian con un'altra seminale band scozzese di fine anni 90, ancora oggi in circolazione, anzi sono tornati proprio nel 2020 con un nuovo album. Loro si chiamano appunto Arab Strap. Questi invece sono Bell & Sebastian, come vi dicevo prima, The Boy with the Arab Strap, registrata dal vivo, contenuta in What to Look For in Summer, album doppio registrato live e pubblicato alla fine del 2020. Sunday night, nobody wants to come up to this.
too sleepy. Anyone? Bueller? Anyone? A pioneer.
shout to shout. Comments are loud, but he takes the back seat as a cigarette catches and sets off the smoke alarm. What did you make of the cool set in London? You're constantly updating your hit parade of your 10 biggest wines. Come down, everyone. She's got style, but don't fall off. Sunday bath time could take a while. She's got... Sorry, excuse me, sir. Sunday bath time could take a while. Just want to see what everybody looks like. She's got style. Sunday bath time could take a while. Better. She's got style, so much style, too much style. She was too good for me. She worked as a waitress, but she had a rich daddy. She was slumming it. I wrote her a note, I said, "Dear catastrophe waitress." She's got style. She never wrote me back, she got fired that week. But that's the way things go, it's bittersweet. We got this song at least. And it's called The Boy with the Arab Strap. Belen Sebastian, The Boy with the Arab Strap. Posso dire una cosa? Tu puoi sentire, dire sempre quello che vuoi. Sentire questo brano live, ma veramente poi ti metti a piangere, perché ci mancano un casino queste cose, ci manca andare a vedere un concerto. Lo so che adesso dirò una banalità, ma alla fine, raga, a qua è un anno che ci stanno praticamente sottraendo qualsiasi cosa, voglio dire. Quindi è stato molto bello sentire questo pezzo live. Bisogna pazientare ancora un po', ma pazienteremo. Non possiamo fare altro. Ci facciamo il vaccino per andare a vedere, sì, i concerti. Adesso passiamo alla sezione nuovi album, the best album del 2020, perché abbiamo ancora, voglio dire, così l'anno scorso abbiamo ancora tanta roba di cui parlare. Poi man mano, come faremo più avanti, aggiungeremo anche nuove uscite, insomma, perché ce ne sono già e ne arriveranno anche altre tra la fine di questo mese e l'inizio del mese prossimo. Abbiamo già anche delle anticipazioni oggi. Oggi sì, ne abbiamo un paio. Addirittura alcune uscite. Adesso parliamo, appunto, stavamo dicendo, di un album, uno dei migliori album secondo noi, che è Adrian Lenker, voce e chitarra dei Big Thief. Corretto. Cosimo stava dicendo qualcosa però sui Big Thief, nel senso un po' questa differenza fra Adrian Lenker nel gruppo e fuori. Sì, invece, per me il disco solista della Lenker è un attimino più sofisticato, se vogliamo così, del disco dei Big Thief, che è un po' più bello ma canonico del rock. Cioè i Big Thief li metti magari per andare in spiaggia, così, certo, con lo finestrino abbassato, e te li senti lì, mentre la Lenker ha un attimino più bisogno di una concentrazione. Quindi ecco, bisogna stare a casa, stare belli concentrati, disfrutare il vicino, avere anche un vicino che è concentrato come te. Bravissimo, corretto. Vai Maurizio, aprici alle porte. Avete voi anticipato già qualcosa. Adrian Lenker è, come dicevate voi giustamente, voce ma anche chitarra del quartetto statunitense Big Thief, già nella nostra playlist dei migliori album del 2019. L'album in questo caso si intitolava Two Hands.
Cosa è successo ad Adrian? Che in piena prima ondata Covid, quindi a seguito del primo lockdown negli Stati Uniti, si è rintanata lontana dai suoi compagni di viaggio, dalle sue amicizie, dai suoi affetti. Ha trovato posto in un rifugio isolato in mezzo ai boschi, e in questo rifugio ha registrato una serie di canzoni per voce, chitarra acustica e davvero pochissimo altro, giusto qualche effetto ambientale. Ha insomma quindi dato vita a una serie di composizioni, sia per voce e chitarra sia semplicemente strumentali, quasi esclusivamente solo per chitarra acustica, come dicevo qualche istante fa. Sia le canzoni che le composizioni strumentali sono finite in un doppio album che altrettanto semplicemente ha intitolato Songs and Instrumentals, per una disarmante e stupenda semplicità. Non c'è, a mio avviso, da aggiungere altro. La semplicità disarmante delle canzoni e dei brani strumentali di Adrian Lenker, un esempio di questa semplicità è nel brano che ho scelto da Songs. Il brano si intitola Zombie Girl e un po' rappresenta lo stato di Adrian, che quasi come uno zombie avrà vagato, insomma, nella solitudine e nel silenzio dei boschi, di questo rifugio in mezzo ai boschi durante il lockdown. La beata lei, dico, che sta in mezzo ai boschi. Noi, ognuno poi, insomma, c'ha i... A questo non lo sappiamo, se... Non sappiamo se è beata lei, se è stato un piacere. Sicuramente l'album rende tantissimo l'idea dell'isolamento, della solitudine in questa condizione di chiusura estremamente, estremamente forzata. Tutti noi ci siamo sentiti un po' zombie nel girare per strada in quella prima fase di totale lockdown. Se lo volete abbinare, c'è il libro delle foreste siberiane di Tesson, che sto leggendo adesso, un uomo che se ne va 6 mesi nelle foreste siberiane con i suoi libri, magari si è ispirato anche a questo. No, quindi Siberian zombie. Vai, vai, cose del genere. Vai, zombie girl. Adrian Lenker.
direttamente dal bosco, stavo dicendo prima, però anticipato un po' il tutto. Adrian Lenker ci ha praticamente regalato questo doppio album. Vogliamo comunque ricordare che siamo su rkoonair.com, RKO Radio su Facebook, sulla pagina di Circus, Spreaker, Spotify, Apple, Android, fermati. E di tutto di più. Ricordiamo che è possibile interagire con noi via chat attraverso Spreaker o attraverso WhatsApp. Il numero di WhatsApp non ce lo ricorderemo mai, lo potete trovare sulla pagina Facebook di RKO. Poi, insomma, se volete ascoltare la puntata in differita o farne anche un download per condividerlo con figli, nonni, amici, ecco, vicini e lontani, anche con il nostro amico Bernie Sanders, anche con Bernie Sanders, che ci vuole ascoltare con molto interesse. Passiamo a un altro grande album, sempre del 2020 o no? No, questa è una delle anticipazioni del 2021. Abbiamo Abemus Anticipaciones. Perfetto, abbiamo il secondo album di un altro gruppo che viene da... Scusa, posso dire South, perché mi piace il TH dentale. Vediamo se sei migliorato. South London, sembra più che c'ho la zeppola. Vabbè. Da South London parliamo degli Shame. Il 2020 lo abbiamo ripetuto più volte qui su Radio Circus, ormai al nono episodio. È stato assolutamente pieno di grandissime belle uscite discografiche, tante conferme ma anche tante belle scoperte, così come tante celebrazioni. Lo abbiamo fatto all'inizio di questa puntata con Belen Sebastian, l'abbiamo fatto nelle altre puntate con Depeche Mode, l'abbiamo fatto con Swans, l'abbiamo fatto con Nick Cave. Il 2021 si annuncia altrettanto interessante. Il primo grande colpo viene piazzato con la pubblicazione proprio di questi giorni del secondo album di Shame, che già sta facendo una grandissima scalata nelle classifiche degli album, questo almeno per quanto riguarda le charts UK, anche se sono stati più volte censurati e bannati da Facebook per quello che hanno postato come promozione dell'album, non potendolo portare in promozione dal vivo. Mi stai facendo venire in mente un amico che è stato censurato tante volte, che ci abbiamo anche qui a fianco. Poi dopo ci dirà. Faremo anche una parentesi sullo stato dell'arte, almeno per quanto riguarda l'Italia, dal punto di vista appunto della censura, di quanto facciano ancora molta paura le parole. Le parole, Shame da South London, come dicevi tu giustamente Maurizio, con il secondo album intitolato Drunk Tank Pink, anche se il colore rosa non c'entra assolutamente nulla, non si tratta di un, come dire, addolcimento della proposta sonora, perché con questo secondo album non spostano di granché le coordinate del loro sound rispetto all'album di esordio, anzi secondo me aggiungono ancora più consapevolezza ed esperienza, come si evince anche e soprattutto dall'inserimento di alcune piccole sperimentazioni in studio che fanno la differenza rispetto all'album di esordio, che era decisamente molto molto più acerbo e meno maturo. C'è sempre punk, c'è sempre noise, tanto da non poter quasi resistere a star fermi quando li si ascolta, oltre che, come dicevi tu anche precedentemente, con una sempre più crescente, quasi ormai insostenibile voglia di sudore, di abbracci in mezzo alla gente sotto il palco per condividere con loro energia e passione. Poi ancora una volta c'è la conferma delle tematiche affrontate nei testi. Innanzitutto il gioco d'azzardo, direi, che il Regno Unito ha voluto giocare sulla pelle di intere generazioni, sia quelle presenti che quelle a venire, proprio come la generazione degli Shame, che sono poco più che ventenni, una generazione di ragazzi che si è trovata e probabilmente si troverà ancora tante porte chiuse o addirittura peggio, porte sbattute in faccia, proprio come urlano Shame nel brano Born in Luton, uno dei primi singoli, anzi diciamo che è stato uno dei brani con cui hanno anticipato la pubblicazione del nuovo album, qui in una versione live,
in occasione proprio della presentazione del loro nuovo album, almeno una delle ultime occasioni in cui hanno potuto suonare dal vivo, registrazione che è stata ripresa per le famose Molton Jazz Session, live registrato alla Brixton Electric di Londra. Questi sono gli Shame, il brano si intitola Born in Luton, il loro nuovo album che vi consiglio con il giubbotto, sì, dell'Alessio come suggerisce, bravo, come visto che ci sei, insomma, diccela questa assolutamente, cosa assolutamente, no? Beh, fantastico, un simpatico aneddoto che nel video invece di Water in the Well compare, diciamo, uno dei membri degli Shame con questo gilet dell'Alessio, diciamo, che dopo le scarpe della Lidl, oltre il vintage, no, quindi ci dobbiamo comprare scarpe della Lidl più il gilet della Esso e possiamo stare tranquilli, è una questione di stile. Nati a Luton, periferia, sobborghi di Londra, Shame. I've been waiting outside.
Shame con Born in Luton, in una versione live registrata quando si poteva suonare live in presenza alla Brixton Electric di Londra per Molton Jet Sessions. Born in Luton, brano tratto dal nuovo album di Shame, Drunk Tank Pink, pubblicato in queste ultime ore, se non proprio questi ultimi giorni. Scusa, posso dire che il secondo brano live, cioè proprio ci stiamo praticamente martellando, cioè proprio ci stai dando in testa, perché noi abbiamo voglia di live e questo è il secondo brano live. Che sia di buon auspicio, dai. Bravo. Comunque, qualcuno finalmente che dice cose di buon senso. Come? Perché significa che io dico. No, guardavo te negli occhi perché mi sei di fronte, ma non mi ripeto. Anche se in questo momento gli amici non ci possono vedere, ma i muri inibitori questo pomeriggio iniziano a cadere. Chissà come. No, non lo so, secondo me c'è un tasso alcolico in questa. In questa casa. No. Un'altra, ma siamo sicuri che sono 20 anni, perché sono strepitosi, ventenni, incredibile. Molto bello. Questi scemi. Ci spostiamo dal coetanei dei nostri figli. Dei nostri figli, certo, assolutamente. Passiamo dall'Inghilterra, andiamo nella grande Irlanda. Noi ci siamo passati parecchie volte con Fontaine DC. Con tanti altri gruppi, parliamo di un altro gruppo che noi abbiamo anticipato prima con il video su Facebook, Weeping Boy. Weeping Boy, parliamo ancora di Irlanda, a mio avviso, come abbiamo anche anticipato nel video che abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook di Circus, una delle band più sfortunate degli anni 90. Ti faccio una piccola premessa per spiegare anche agli amici che ci ascoltano cosa significa Weeping Boy, perché dietro c'è una storia molto molto particolare. Nell'Inghilterra, quella dei Tudor, degli Stuart, l'erede al trono rispondeva delle sue azioni solo davanti a Dio, perché la proclamazione del rispondeva solamente davanti a Dio. Oppure addio, cioè. Addio, addio. E per questo semplice motivo non poteva essere punito, nessuno gli poteva infliggere punizioni corporali. Per questo motivo veniva assunto un ragazzino che, come si dice dalle nostre parti, prendeva mazzate al posto suo. Questo ragazzino veniva chiamato appunto Weeping Boy, da to whip, che in inglese vuol dire picchiare. Ha una qualche attinenza questa storia, questa premessa con le sorti di questa band, perché in realtà è una band molto poco conosciuta, molto sottovalutata, probabilmente perché ha pubblicato in particolare questo secondo album di cui parleremo, di cui ascolteremo un estratto, troppo presto. Il 1995 è l'anno in cui fu pubblicato, un disco troppo buio, troppo oscuro per gli standard Britpop che c'erano in circolazione in quegli anni, troppo anticipatore per quel revival che qualche anno dopo lanciò in orbita gli Editors, e che poi ritroviamo proprio in quelle band irlandesi che tu hai citato poc'anzi, cioè Fontaine's DC e Murder Capital. Fortunatamente tra qualche mese, almeno stando agli annunci che si possono recuperare in rete, Artworm, il secondo album di Weeping Boy, sarà ristampato in questo 2021, ovviamente con la graditissima aggiunta di materiale bonus e inedito. Quindi diciamo che è una ghiottissima occasione per recuperare o quantomeno riscoprire e ascoltare per la prima volta questo che secondo me è un autentico gioiellino poco conosciuto per una band poco valutata. Un'altra piccola curiosità e un altro piccolo momento di autocelebrazione per noi di Radio Circus. In una recente intervista rilasciata da Paul Page, che è il chitarrista di Weeping Boy, indirettamente però lo ha fatto, perché ha citato tra le sue band preferite del momento Pillow Queens, che è una giovanissima band irlandese al femminile al debutto nel 2020. Indovinate un po' chi tra i pochissimi, e questo lo voglio sottolineare, ha parlato di questa giovane promessa del rock indie alternative irlandese? Siamo stati noi di Circus, di Alternative Music. Applausi grandissimi, grazie. Ok.
anche per Whipping Boy, ritorniamo un attimo nei ranghi, ho scelto una performance live perché per questa band ancora di più che per le altre mi sembra la dimensione ottimale. Sempre benaugurante, assolutamente sempre benaugurante. Una performance del 1995, l'anno in cui fu pubblicato Artworm, registrata questa performance per il programma TV Laters with Jules Holland, in cui suonarono due singoli estratti da Artworm in serie Twinkle e We Don't Need Nobody Else. Come potrete ascoltare se non conoscete già questa band, è da qui che vengono fuori i suoni e le attitudini che oggi troviamo in Fontaine's DC e Murder Capital. Posso dire che Fontaine's DC e Murder Capital, indovina chi ha citato, comunque chi ha fatto aspetta che mi collego un attimo su Facebook, ascoltare secondo me questi due gruppi insieme a tanti altri, secondo me Radio Circus siamo stati sempre noi. Siamo stati sempre noi, pensavo Ben Sanders però su suggerimento di Bernie Sanders. Whipping Boy, una registrazione live del 1995, ascolteremo in ordine due singoli estratti da Artworm, prima Twinkle e poi We Don't Need Nobody Else. Program to push forward new talent wherever possible. So, all the way from Dublin, we have Whipping Boy, ladies and gentlemen. A brand new group from Dublin. They're going to be doing a song called Twinkle. Please welcome Whipping Boy. She's the only one for me, now and always. She's
everybody else, Whipping Boy. Situations and convulsions. I'm never in and I can't remember. They built portholes for Bono so he could gaze out across the bay and sing about mountains, maybe. You are what you own in this life. You can be king and it all depends on the view or what you can see. And around here, nobody tells me what to do. Serve to amuse, ridicule and destroy, hardly ever to teach. I hit you for the first time today. I didn't mean it, it just happened. You wouldn't let me go to the phone. You wanted to make love and I did not. Now I know the distance between us. Christ, we weren't even fighting, I was just annoyed. Silence, and you started to cry. Really hurt yourself, yeah, and you thought you knew me. Di nuovo in diretta Radio Circus, Maurizio Mottola, Maurizio Chiatante, Cosimo Mungheri, RKO Radio. Io eccetera eccetera, perché abbiamo poco tempo, Maurizio. Volevo dire, allora, RKO Radio, Facebook, Spotify, aspetta, tutti li so. Spreaker. La chat. WhatsApp. Buon sabato. Mi stava venendo in mente questo. Allora, ci siamo lasciati con Whipping Boy Live. Scusate, Maurizio, hanno fatto la stampa del vinile originale dei Whipping Boy? Perché so che il 90 fu un anno buio per il vinile, giusto? Questo è il tecnico scivolato che stiamo facendo.
Vuoi una risposta adesso? Sì. Non lo so. Okay. Aia! Era giusto così. Aia, 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 un po' cadevole, insomma. Aia, 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 aia. Sinceramente non lo so. Va bene, va bene. Va bene, comunque, non sappiamo, rimaniamo sempre col dubbio, però oggi abbiamo te come ospite, Mimmo, per un punto, perché ci parlerai di Magma 4, che è il tuo ultimo, il vostro, perché il nostro, sono parte, sì, del collettivo, tanti, sì, collettivo Chem. Come mai viene, scusami, collettivo prima di tutto? Ok, l'idea originale nasce dal fatto che volevamo coinvolgere tanta gente, cioè tutti quelli che volevano collaborare con il progetto nel gruppo, quindi grafica, musica o chiunque avesse avuto diciamo un'idea affine alla nostra. Tant'è che all'inizio avevamo anche pensato di cedere il nome a chiunque avesse voluto fare qualsiasi cosa, maglie, altri gruppi con lo stesso nome ma con altro tipo di musica. Ovviamente in Italia, diciamo, il concetto è un po' complicato da sviluppare, però diciamo che nel piccolo siamo riusciti a mantenere l'idea del collettivo grazie alle collaborazioni durante questi 10 anni. Perché mi stavi dicendo prima che si sono avvicendati. Sì, questi, abbiamo festeggiato quest'anno 10 anni di Chem, diciamo, di collettivo, proprio con l'uscita del suo altro disco. Scusami, per curiosità, quante persone hai quantificato? Quante persone si sono avvicendati in questi anni? Allora, calcola che per ogni album è stato scelto un grafico diverso, quindi 4 grafici diversi, tra cui ha collaborato anche Leg, nostro conterraneo, invece nell'ultimo Venturini, che è un writer milanese. Abbiamo avuto alle chitarre sull'ultimo, per esempio, Antonio Iacca, che è anche chitarrista dei Sovran. E abbiamo avuto Cosetta Sforza al sax, sempre riguardante l'ultimo disco. Negli altri abbiamo avuto collaborazioni anche con altri strumentisti italiani. Quindi per ogni album calcola che è stata coinvolta almeno 2-3 persone differenti rispetto alla formazione originale. Tutto quanto voluto, voglio dire. Tutto quanto voluto, assolutamente voluto. Assolutamente voluto. Maurizio, vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi fare qualche domanda? Semplicemente il fatto che, come avete anche avuto modo di verificare nella puntata di sabato scorso, ma anche se ci seguite su Facebook, abbiamo sempre lasciato spazio nelle nostre puntate, che siano video o adesso trasmissioni di radio, alle realtà locali, perché è fondamentale supportare gli artisti locali, supportare gli amici. Oggi lo vogliamo fare con il collettivo Chem e in particolare con l'amico Cosimo, detto Mimmo, detto Zos Fastidio, o anche conosciuto come Zolf, come l'agitatore del rione Italia qui di Taranto, grande disturbatore della quiete pubblica del suo condominio. Poi perché insomma c'è una grande affinità di gusti e di tematiche, come ascolteremo tra qualche minuto. Dal punto di vista strettamente musicale, qui ci sono belle coordinate che rimandano a tanti esperimenti. Sì, so che voi avete fatto un gruppo di fan per Albano Domina, per esempio. Cioè, bravo. Assolutamente. Questo genere qui, specie più Romina che Albano. Ci sono degli account fake, ma in realtà ci siamo noi dietro. No, scherzi a parte, le sonorità sono quelle che conosciamo benissimo, che hanno fatto parte insomma del nostro bagaglio culturale di industrial, elettronica, che siano i Coil, che abbiamo già ascoltato qui su Radio Circus, o Psychic TV o Troubling Crystal, con in più le parole di Zos, di Cosimo, Mimmo qui presente, che è la cosa insomma su cui ci terrei a fare qualche precisazione e a dare qualche informazione in più, che soprattutto è la cosa che ha creato più problemi nella produzione, nella realizzazione degli album del collettivo, perché qui in Italia, anche se non ce ne rendiamo conto, ma è ancora fortissima la censura nei confronti della parola, giusto? Giustissimo. Infatti tu insomma ci hai detto che l'album è stato praticamente ha uno sguardo che va oltre, che va in Svizzera addirittura. Sì, perché? Sì. L'etichetta è Svizzera, la Show Me Your Booms e la Lucesia, che sono le due etichette che
in combo hanno prodotto il nostro ultimo disco, con Davis Granziera, che è praticamente l'altra metà storica del CAM. Abbiamo fatto quest'album, abbiamo creato quest'album insieme ad Antonio Iacca e Cosetta Sforza al sax, e per le liriche in effetti abbiamo avuto un attimino di problemi presentandoli in giro, diciamo proponendoli in giro alle etichette. Alcune si sono rifiutate per via delle tematiche affrontate. Per me, ripeto, nulla di così scandaloso, ma a quanto sembra invece, non lo so. Senti, qual è che è stata, mi stavi dicendo prima, quali sono state le due parole, quelle più, diciamo, che dove hanno fatto più polemica? Ok, no, non c'è questa, non abbiamo scelto quel pezzo. Non abbiamo scelto quel pezzo, chiaramente. Un altro, però su un brano viene fatta una citazione letteraria, che è quella di Dio è una droga, è una sostanza, e scoppiato il putiferio. Sì, diciamo che non è stato graditissima la citazione letteraria. Su quello di stasera c'è una citazione a Carmelo Bene, pugliese poi tra l'altro, come dicevamo nella parte video della trasmissione, ci sono citazioni su Barrocks, così come Hoffman, il papà un po' dell'LSD. È un disco che ha voluto affrontare, diciamo, determinate tematiche, ma che a noi sembravano abbastanza quasi ovvie, diciamo. Sì. Non dico ovvie, però voglio dire, già, diciamo così, dove già uno ha comunque cioè già passato, masticato, se vogliamo usare proprio l'LSD, visto la cosa trattata. No, io sono dell'idea che tutto va letto e ascoltato e giudicato ex post, ma con cognizione di causa. Non so perché, ma mi veniva in mente una vecchia querelle che c'è stata anche in ambienti apparentemente libertini o libertari o apparentemente democratici, che sono quelli dei centri sociali, dove spesso mi sono scontrato contro chi attrezzava i suoi banchetti e tra le varie pubblicazioni aveva ancora quelle di Céline, cacciato in maniera anche abbastanza cruda e violenta da un posto dove non ti aspetteresti mai atteggiamenti del genere, semplicemente perché Céline è uno scrittore che non va letto per vecchie ataviche colpe, tutte da verificare, tutte da giustificare. Con questo voglio semplicemente dire che non ci sono argomenti di cui non si possa parlare, e la censura è una delle cose peggiori che si possa immaginare in uno stato civile. Poi, in particolare, come dicevi tu, il brano che andiamo ad ascoltare, che si intitola Funerali da vivo, chi non avesse colto subito questo riferimento, glielo anticipiamo noi, è un chiaro riferimento al nostro, possiamo dire, Carmelo Bene. In particolare, se andate a ricordarvi le sue meravigliose apparizioni in quel programma su cui non aggiungiamo alcun aggettivo di commento di contorno, che è il Maurizio Costanzo Show, dove ogni tanto Carmelo Bene rispondeva alle accuse, alle critiche, sostenendo che intorno a lui c'era una gran puzza di cadaveri di Dio, diciamo, nominiamolo in vano, come si suol dire. Cosa hai detto, scusami? Di Dio? Scusa, ma non si può dire, vabbè, sabato, non domenica, in fascia protetta, è presto, è vero, quindi c'è, diciamo, spazio, c'è spazio. Okay. Collettivo Chem, il loro ultimo lavoro in studio si intitola Magma 4, è disponibile in forma assolutamente libera su quasi tutte le piattaforme digitali possibili, immaginabili, anche su quelle che ancora non esistono. Assolutamente. Se volete, e io ve lo suggerisco perché fa bene, implementare la vostra discografia fisica, è disponibile il CD. Se non sapete come fare, contattate noi della redazione di Radio Circus. Sì, applicheremo una leggerissima maggiorazione sul prezzo finale di vendita, perché tutto questo serve per finanziare le apparecchiature milionarie che noi utilizziamo ogni sabato per poter trasmettere in diretta, oltre che per rifornire il nostro piccolo bar.
No, insomma, scherzi a parte, se volete contribuire e dare la possibilità ai nostri amici del collettivo Chem di continuare a esprimersi. Esprimersi. Io, scusa, vi aggiungo anche questo, la cosa che mi piace, che vuol dire, da quando abbiamo iniziato Circus, è incontrare Cosimo e incontrare anche altri che sono espressione di una città che apparentemente non ha nulla da dire, invece in realtà c'è gente che, anzi, che ha voglia di dire e che, a cui si deve dare spazio. A noi, scusami, non manca la gente che ha voglia di dire qualcosa, a noi manca la gente che ha voglia di ascoltare. Tra l'altro, perfetto, i primi che hanno parlato di questo disco, sì, quando ancora non è uscito, sai chi sono stati? Aspetta, siamo stati noi! Applauso! Applauso, applauso, applauso. Tempo memore, quando ancora, diciamo, non avevo un supporto fisico. Però voglio dire, ma anche, scusami Maurizio, e poi chiudo, giusto, parlavi prima di autocelebrazione. No, anche perché se non chiudiamo non facciamo ascoltare il brano del collettivo, e soprattutto non riusciamo neanche questa volta a far ascoltare almeno uno degli altri due brani. Almeno posso dire un fatto veloce, che ci portiamo a rimorchio. Scusate il momento di autocelebrazione, però anche noi come Circus, per tante cose, siamo una goccia in un oceano che in questo momento si chiama Taranto. Voglio dire, noi siamo una voce fuori dal coro, scusa, lo volevo dire. E vogliamo fare in modo che questa goccia diventi il famoso Leg Che, che non so se conosci, Mimmo sicuramente sì, famosissima tortura cinese, quella della goccia fatta della cadere sulla testa, che piano piano vi deve entrare in quella testa. Apriamo le teste. Bravo. Collettivo Chem, Magma 4. Questa è Funerali da Vivo.
questo era il collettivo Kem. Il collettivo Kem. Cosimo, vuoi aggiungere qualcosa a tua discolpa? Assolutamente niente, confermo e sottoscrivo tutto quello che è stato detto nel brano. Tutto, proprio tutto. Assolutamente tutto. Bene, procediamo già agli arresti e multa, e ammenda. E ammenda. E ammenda. Siamo quasi in chiusura. Cultura. No. Riusciamo finalmente oggi a farvi ascoltare almeno uno dei due album e artisti che ci portiamo a rimorchio già da qualche settimana. Scegli tu, i giapponesi o gli altri? No, andiamo con Dream Syndicate. I giapponesi è inutile. La prossima. Steve Wynn e i suoi Dream Syndicate sono tornati a dominare la scena psichedelica internazionale. Quanto mi piace dire psichedelica. Quasi quanto seminale. Quasi quanto shoegaze. A posteriori. Sono tornati nel 2000, mi piace anche dire Bernie Sanders. Sono tornati nel 2017 dopo una pausa molto molto lunga. Dal 2017 fino al 2020 hanno pubblicato ben 3 album, tutti molto molto belli, tutti molto diversi tra loro. Entrambi questi 3 album testimoni di una assoluta padronanza e libertà artistica, come a dire: cazzo ve ne frega, faccio quello che voglio fare e faccio quello che so fare. L'ultimo loro cazzo, non si può dire, no, abbiamo prima detto che si può dire quello che vogliamo. L'ultimo album pubblicato da Dream Syndicate si intitola The Universe Inside. Forse tra i 3 album pubblicati dal 2017 fino all'anno scorso è quello più free tra il lotto dei 3, quello che davvero rievoca le esperienze underground degli Stati Uniti anni 60, tra musica eterna, sindacato del sogno, porte aperte non alla Renault, ma alla percezione dell'universo che ci portiamo dentro, proprio The Universe Inside. Insomma, un'idea di che cosa stiamo parlando, di che cosa è questo Universe Inside di Dream Syndicate, è nel brano selezionato tratto proprio da The Universe Inside, che si intitola Dusting Off the Rust, che finalmente oggi riusciamo ad ascoltare. Poi rientriamo. Quindi poi possiamo rientriamo entrare. Ci salutiamo e diamo appuntamento alla prossima. Volevo dire una cosa, mi tengo il colpo in canna. Tieniti il colpo in canna, aspetta 8 minuti. Thank you.
dobbiamo sfumare. Sì, dobbiamo sfumare perché il pezzo era anche lungo, poi noi dobbiamo anche insomma salutare gli amici. Però abbiamo anche famiglia, Io però voglio dire, al nostro appello, forse ci stanno chiamando, qualcuno ci sta chiamando. Aspetta un attimo, allora, pronto? Sì. Ah, Matthew. Ah, ci vuole dire com'è andata, come si è ascoltato il tuo pezzo? Un'impressione sulla trasmissione, diciamo. Ci sta dicendo, allora, ti metto in viva voce, ok? This was the first reaction, shock. Shock because... Madonna, bravissimo, grazie. È un ospite, comunque. Grazie Matthew, veramente, perché voi, meno male. Voi non potete immaginare la frustrazione che io provo in questi istanti. Dopo aver passato una... Posso fare un altro dream veloce? Dopo aver passato una settimana di studio... Aspetta un attimo. Just now living in an anche Benny, è scioccato. Una chiamata dietro l'altra. Anche Benny è scioccato. Una chiamata stanno dietro chiamando l'altra. Stanno chiamando tutti noi. Centralino intasato. Intasatissimo. Io volevo comunque ringraziare Cosimo per essere grazie qui. A voi, grazie a voi. Chiaramente invito tutti quanti, chi vuole dire qualcosa... che sia musica, serie TV, film, di partecipare con noi. Chiaramente Cosimo, tu sei opzionato per 10 puntate per 10 puntate con noi, in modo tale che Maurizio Mottola poi non capirà nulla. Lo shakeriamo, Maurizio. Non potete immaginare la frustrazione e la mortificazione che provo in questi istanti dopo aver passato una settimana intera a studiare, a creare appunti, comunque il bello di Radio Circus è che poi alla fine insomma ci divertiamo, ci piace sentire la musica, però ci dobbiamo divertire anche. Maurizio, vogliamo concludere con un saluto? Io ringrazio, anche se non li posso vedere, se non posso stringergli la mano, tutti quelli che hanno ascoltato questa diretta, tutti quelli che avrebbero voluto ascoltare la diretta ma non lo hanno potuto fare per una serie di motivi, che poi però andranno su Spreaker, Spotify, Apple, eccetera. E varie ed eventuali a scaricare la puntata oppure ad ascoltarla nei prossimi giorni. Rinnovo l'invito a seguirci in diretta o in differita nelle prossime settimane, perché noi qui saremo la prossima settimana e anche quelle successive con tante altre se novità. Se mi apro la porta vi raggiungo, ma dubito, perché se non è Maurizio non mi apro. Probabilmente installerò il videocitofono. Ho fatto una copia della chiave per poterti fare entrare. Io ringrazio veramente Circus per avermi invitato, è stato un piacere immenso. Il piacere è stato tutto nostro. Grazie a tutti, ragazzi. Maurizio Mottola, Maurizio Chiatante e Cosimo Mungheri vi salutano, vi augurano un buon fine settimana all'ascolto dell'altra programmazione che seguirà di RKO, la radio che si vede. Radio Circus vi dà appuntamento a sabato prossimo. Ciao a tutti. Ciao.